Buongiorno amici, siamo saliti ancora più su, abbiamo oltrepassato il tropico del Capricorno, anche se mi sono scordata di fare il video, mannaggia, e vabbè, siamo arrivati a Coral Bay. Questa è Coral Bay, la tappa forse più famosa della West Coast per fare snorkeling, andare al mare, bla bla bla. Decisamente inflazionata. Sì, è piccolina, quindi anche troppo inflazionata per com'è. E noi siamo un po' vestiti lunghi perché in questo momento tira vento, ricordiamoci che qui ora è inverno. Però sì, il mare parla da solo, è effettivamente molto bello. Anche perché ci bisogna venirci d'inverno, perché in estate... E fa troppo caldo e ci sono le mosche. Siamo scesi in spiaggia, così ve la faccio vedere anche più da vicino. Questa qui, raga, è la Ningaloo Coast, praticamente il Ningaloo Reef c'è cioè qui, che è il reef meno famoso rispetto alla Great Barrier Reef, quella che c'è in Queensland, però è un reef altrettanto ricco e molto bello. Anzi, è facile immergersi perché è molto più vicino alla riva. Sì, quindi lo snorkeling dicono sia migliore, lo snorkeling, non le immersioni, lo snorkeling. Proprio in italiano, lo snorkeling. Lo verificheremo fra 2 giorni, spero. Spero, dico spero, perché ormai ci cancellano qualsiasi cosa esistente, di che prenotiamo, però spero. Acqua, niente male. Inviterebbe a buttarsi se calasse un po' il vento. Altro bellissimo spiazzo. L'acqua, raga, non è neanche freddissimissima, considerato che è inverno. Il che è rassicurante, visto che dovremmo buttarci. Tra 2 giorni. Siamo saliti sulla collinetta per avere una bella visuale anche dall'alto, che sicuramente spacca. Beato chi ha il drone, perché quando lo fanno volare sicuramente vedranno tanti bei pescetti e pescioni là. E laggiù ci sono le onde che determinano la fine del reef. Buongiorno da Exmouth, amici, ed è veramente un buongiorno perché questa è l'alba. E niente, siamo saliti fino a Exmouth, che è la nostra ultima destinazione, prima di poi riscendere verso Perth. E siamo venuti a vedere l'alba perché Exmouth è sempre in questa nostra area, però è su una specie di linguina di terra che si affaccia di là, quindi da qui si vede l'alba, purtroppo, e perché io non sono un amante delle albe, vabbè. E questa è. Buongiorno amici, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a fare un tour finalmente. Siamo a Cape Ranger National Park a Exmouth e oggi facciamo una hike nel National Park e poi lo snorkeling nel Ningaloo Reef. Questo qui, raga, non lo direte mai, ma non è semplicemente un fiore, è un pomodoro, nel senso che lì dentro, nei germoglietti, ci sono dei pomodori commestibili. Ci sono tantissimi fiori in questo parco e fra un mese è anche la stagione dei wildflower, quindi ci sarebbero anche ancora più fiori di così, ecco. Amici, lo vedete il wallaby? Wallaby, gli stessi di Magnetic Island. C'è un altro lì nella pianta che mangia, ce ne sono altri là dietro, è veramente pieno, raga, è pieno di rock wallabies, più che a Magnetic Island. Un altro wallaby. Ciao wallaby. E lì dentro è pieno di pipistrelli, riprendili tu, va. Ci provo. Non si vedranno mai. Se ne stanno andando tutti. Vedete che si muovono i rami, cioè, si muovono tipo scimmie. Lo so, l'avevo visto prima. Good morning, mate. Raga, fate un casino però. Stiamo facendo una camminata a Yardi Creek e
tutto quello su cui stiamo camminando è in realtà corallo fossilizzato, perché tantissimo tempo fa qui era sott'acqua. Quindi si può anche vedere se si presta attenzione. Non è roccia normale. Un po' di view dal trekking. Un altro po' di view. Bellissimo spot. Classiche gole del Western Australia, ragazzi. Ne abbiamo viste a Pizzeff ormai. Amici, siamo arrivati a Turquoise Bay, una delle spiagge più famose dell'Australia intera, non solo del Western Australia. La spiaggia si affaccia direttamente sul Ningaloo Reef e faremo snorkeling qui, quindi sarà bello, boh, lo spero. Thank you.
amici, come al solito mi ero scordata di fare il video di chiusura di questo bellissimo Ningaloo Reef e lo faccio adesso molto velocemente. Allora, lo snorkeling nel Ningaloo Reef è stato veramente spaziale perché a pochi passi dalla spiaggia, dalla riva, puoi vedere coralli, tartarughe, pesci. È uno snorkeling veramente accessibile a tutti e lo abbiamo preferito di gran lunga a quello della grande barriera corallina del Queensland, molto più famoso, perché è più facile. È uno snorkeling che viene meglio, la barriera corallina di Cairns del Queensland si presta di più allo scuba diving, quindi alle immersioni, invece il Ningaloo si presta molto di più allo snorkeling, perciò ci è piaciuto di più perché siamo riusciti a vedere più roba. E basta, perciò sicuramente Exmouth e il Ningaloo sono stati l'highlight della nostra road trip, la cosa più bella vista finora, e sono veramente consigliatissimi. Belli, belli, belli come la gente ci aveva detto e sì, merita, merita, merita. Ci vediamo alla prossima, amici, perché la road trip non è finita. Ciao, ciao!